Buonasera cari amici di Dopocena, benvenuti a questa puntata nella quale parleremo di salute e di un organo del nostro corpo estremamente particolare, estremamente delicato. Parleremo dei nostri occhi e di tutto ciò che gravita attorno come patologie e come anche problematiche inerenti all'apparato visivo del nostro organismo. Lo facciamo con volti conosciuti e sono qui sui nostri divani che salutiamo subito, la famiglia Bucchini, Ottica Giorgio, Giorgio Bucchini e Andrea Bucchini. Buonasera. Allora, buonasera e grazie per essere venuti qui nel nostro salotto. Allora, parleremo degli occhi e degli aspetti e di un aspetto in modo particolare, però prima di affrontare l'argomento, insomma, il cuore della puntata, facciamo anche le dovute presentazioni. Giorgio, tu ormai sei un volto noto da diverso tempo, oltre che su questa emittente ti abbiamo visto sui manifesti di tutta la città, da tempo sei sulla piazza di Fano come tradizionalmente ottico di riferimento per tante generazioni, per tante persone, e questa sera sei venuto non a caso, affiancato dal tuo Virgulto, dal tuo ragazzo. La continuazione, quindi insomma c'è anche una prosecuzione di quello che è il vostro lavoro, il vostro impegno di tanti anni di lavoro per far beneficiare a tutti della vostra esperienza, del vostro lavoro, della vostra ricerca tecnica e quindi insomma prosecuzione di traduzione di famiglia. Beh, naturalmente ho cercato soprattutto un aiuto per, se possibile, cercare di lavorare di meno, sai, con il tempo è anche necessario preservare un po' le proprie energie e il fatto che nella mia attività siano presenti oramai da diverso tempo mio figlio Andrea e anche Carolina, che questa sera non vedete, mi rende oltre che molto felice anche molto molto più tranquillo da un punto di vista professionale, perché mi concede di lavorare meglio, con maggiore tranquillità, dedicandomi con maggiore tempo a disposizione a quelle che sono le necessità dei miei clienti, pazienti, e sapendo che il servizio comunque rimane sempre di qualità elevatissima, perché comunque altri professionisti, in questo caso mio figlio Andrea, mi aiutano e collaborano con me attivamente. Andrea oramai da 6 anni e forse qualcosina di più è con me in attività e ci siamo già tarati e ci siamo già divisi dei compiti che ci permettono di sviluppare al meglio la nostra attività quotidiana. Ecco, allora non è presente qui con noi questa sera, ma la troveremo in altre puntate dove parleremo sempre di salute di occhi. Carolina, che insomma anche lei affianca nel negozio per il corso Andrea e Giorgio nella gestione del rapporto con i clienti, insomma, quindi nel front office come Andrea. Esatto. Andrea, insomma, non so se hai percepito il preambolo di tuo padre, ha detto percepito, subito voglio lavorare di meno. Percepito alla grande. Quindi insomma, ci siamo. Vabbè, ma non è cosa nuova, da 6 anni che tu sei nell'azienda. Sì, sono 6 anni che sono all'interno dell'azienda, mi occupo soprattutto della parte commerciale tecnica della vendita e dell'acquisto delle lenti oftalmiche. Non per questo non seguo anche altri ambiti, okay, all'interno dell'azienda. È una parte che mi crea moltissima soddisfazione, naturalmente, mi piace mettermi a contatto proprio con il pubblico e interagire con loro e rispondere a tutte le loro varie domande, richieste, esigenze. Ecco, insomma, immagino che non sia cosa facile, perché insomma ognuno che entra c'ha una testa e quindi sarà una cosa diversa, anche se vuole sempre un paio di occhiali, però insomma non è sempre semplice capirlo, però dai, diciamo che ce la mettiamo sempre tutta e secondo me poi andare a capire le esigenze di quel cliente, secondo me poi è la cosa fondamentale per andare a scegliere il prodotto ottimale. Ecco, poi penso che nel vostro ambito sia anche un aspetto, come dire,
non dico sociale, però insomma comunque sapere di aver risolto un problema, una problematica a una persona, penso che al di là della vendita dell'occhiale, della lente, di anche una soddisfazione personale, ma da una come professionista, da una grossa soddisfazione. Quando io dico sempre ai nostri clienti e a quelle persone che entrano all'interno del nostro negozio che siamo nella stessa barca, no? Quindi stare nella stessa barca vuol dire migliorare le esigenze di quel cliente insieme, okay? Cosa che secondo me è fondamentale. Quindi seguirlo dall'esame della vista, ok? Per poi consigliargli la lente migliore. Far star bene quella persona, perché quella persona, se è lì all'interno del nostro negozio, è perché gli serve una soluzione, e quindi cercargli di dare la miglior soluzione al suo problema o al difetto visivo che lui ha. Ecco, perché penso che entrare da un ottico non è come andarsi a comprare una scatola di cioccolatini, insomma. È un filino diverso. Se io vengo da te, innanzitutto do fiducia nel tuo lavoro, e mi affido a te, affido la mia salute a te, sì. E quindi insomma mi metto un po' nelle tue mani, e quindi si instaura anche un rapporto, un feeling col paziente, certo. Col paziente barra cliente, che certo. In quel momento è lì perché ha un problema. È ovvio, è quello che si deve fare, secondo me, perché bisogna prima di tutto creare un rapporto con il cliente. Quindi il cliente si affida a te entrando all'interno del negozio, si affida alle tue capacità, e quindi devi essere naturalmente meritevole poi nel portarla avanti. Giorgio, una prosecuzione di questo lavoro che tu hai iniziato tanto tempo fa, e che insomma, dalle parole di Andrea si percepisce una passione che è stata trasmessa, e un amore ragione, anche per... No, per... Hai ragione, ma infatti riusciamo, devo dire, con gioia, anche con gioia genitoriale e paterna, riusciamo a collaborare molto molto bene, perché ritrovo in Andrea la stessa passione giovanile che è necessaria per lavorare al meglio. Ci confrontiamo molto spesso su quelle che sono le maniere di approcciare un problema tecnico, un problema commerciale, però vedo che abbiamo entrambi la stessa forma mentale e una energia di base che ci permette comunque di lavorare molto bene insieme, di andare avanti anche con veramente molta molta forza, perché le sfide di oggi non sono solamente delle sfide tecniche, sono delle sfide commerciali, sono delle sfide finanziarie, e avere una buona unione come quella che trovo con i miei figli è per me è una grande spinta, una grande motivazione che mi permette anche di continuare in continuazione ad aggiornarmi e andare avanti nell'attività poi più professionale, più tecnica, perché comunque so che non è un passato lasciato così poi nel vuoto, no, è stato ripreso con concretezza, con voglia, con piglio, e la cosa mi dà molta gioia. Ecco, immagino che sia anche insomma di stimolo da parte tua, Andrea, andare assolutamente a... Assolutamente sì, vero? Assolutamente sì, soprattutto... Ho bisogno anche di imparare, perché lui è molto più bravo a stare davanti alle telecamere rispetto a me. Vabbè, ma vedo che insomma... Cerco di seguire le sue orme anche in questo caso, questa sera. Ti toccherà fare dei manifesti anche a te prima o poi. Speriamo. E aggiungere spese. E aggiungere bene, perché insomma... Vabbè. Allora, come avete capito, percepito, insomma, la famiglia Bucchini è una famiglia insomma, anche con la quale fa piacere, fa gusto argomentare. Allora, però siamo qui anche per affrontare un argomento tecnico, un argomento che forse nell'ambito ortotico è uno dei più usati, se vogliamo, oltre all'oftalmologia, insomma. La lente e l'occhiale, qui siamo in tre, siamo...
tutti e tre ciecati praticamente, quindi portiamo tutti e tre gli occhiali. Dopo mi hanno sgamato anche in una cosa che io faccio, e quindi che è inerente all'argomento di oggi. Vabbè, ma giustamente da tecnici, da professionisti, insomma, le magagne le vedono tutte e quindi non si può nascondere niente. E allora parliamo di lenti bifocali, quindi insomma di persone multifocali e progressive. Multifocali e progressive, ecco. Perché c'è una differenza poi giustamente con la parola che hai detto, ecco, bifocale. Perché, poi dopo ne parleremo. Ecco, no, perché chiaramente forse insomma, è un retaggio del passato, bravo, è vero? Esatto, questo è dovuto a questo, è un retaggio del passato. Allora perché, spieghiamolo subito, è un retaggio del passato? Ma perché fino a qualche anno fa le persone conoscevano anche dialetticamente la parola bifocale, cioè una lente, qui parliamo di lenti per occhiali, di lenti oftalmiche per così dire, che erano divise praticamente in due parti, una zona nella parte superiore della lente con la gradazione per lontano e un piccolo ambito in basso dove c'era una gradazione per vicino. Oramai queste lenti sono totalmente superate, ma la parola bifocale è rimasta nell'immaginario collettivo. Infatti molte persone che entrano ci chiedono il bifocale, magari pensando invece alla lente che hanno visto all'amico o all'amica, che non ha più divisioni tra zona per lontano e zona per vicino, che invece la lente progressiva o multifocale che dir si voglia, ed è la lente di cui chiacchiereremo quanto più sinteticamente e meno tecnicamente possibile questa sera, perché non vogliamo in un dopo cena tediarvi con informazioni tecniche che magari preferiamo darvi poi in negozio quando vorrete avvicinarvi. Ecco, la cosa che insomma viene sicuramente spontanea chiedere, lo faccio ad Andrea che è sul front office, come si dice, è che quando uno entra da voi e dice vabbè, io sono miope, non ci vedo, insomma adesso voglio, no, sì, evitarmi quello, togliere sempre l'occhiale, cavametti, però c'è un po' di remore per affrontare questa tipologia di lente. Perché c'è questa remora? Qual è il messaggio che purtroppo ci portiamo dal passato, tanto per riprendere il discorso di tuo padre? Ma ci sono delle, più che altro delle dicerie, ok, dove ogni tanto si sentono entrare dei clienti, dice, ma si porterà bene l'occhiale, ecco, ma è vero che fa ti fa cadere quando cammini. Noi cerchiamo naturalmente di tranquillizzare proprio al massimo i nostri clienti, anche perché le tecnologie di costruzione di queste lenti sono veramente veramente molto performanti, e tutte queste dicerie secondo me non valgono più e non esistono, poi soprattutto, certo, che poi quella è la cosa fondamentale. Grazie a Dio molto spesso ci capita di conoscere persone che hanno l'esigenza del multifocale, come un miope o un ipermetrope, ok? Naturalmente che iniziano ad essere presbiti, hanno delle esigenze lavorative, di vita quotidiana, quindi entrano all'interno del negozio per avere informazioni su quello che può essere la sostituzione alle loro vecchie lenti per lontano, quindi mettere tutto all'interno di un unico occhiale. Io li tranquillizzo sempre molto, perché all'inizio chi non conosce ha paura. Ecco. Ed è, io dico, anche normale, no? Perché hai sentito quello lì che ha detto che... Ma io dico sempre, noi siamo, come ho detto anche prima, mi voglio ripetere, siamo sulla stessa barca. Grazie a Dio la maggior parte dei clienti che viene nella nostra ottica esce con l'occhiale multifocale già sul viso. Quindi direi che come soddisfazione, come dicevi tu prima, è grossa. Ecco, perché quindi poi si tranquillizza ed esce con l'occhiale e dici
visto cos'era, non era così difficile portarlo, no? Cioè, c'entra la porta praticamente, cioè la apre, sì. non becca la vetrisa. Sicuramente sì, sicuramente sì. Quella è la prova maestra. Esatto. Allora, insomma, fate anche un po' una breve indagine, no? Col cliente, capite qual è la sua esigenza, perché immagino che stare seduti come facciamo noi comodamente in un salotto e fare un'attività stazionaria, piuttosto che un rappresentante oppure uno che lavora al computer, sia cosa differente, quindi si può anche personalizzare la cosa. Bisogna arrivare a capire quelle che sono le reali esigenze. Quando Andrea poc'anzi diceva che siamo sulla stessa barca, significa che tutti dobbiamo arrivare a innanzitutto risolvere una problematica del cliente. Deve vedere lontano, deve vedere vicino, deve avere una vita lavorativa e un quotidiano quanto più facile e quanto più agevole possibile. E per fare questo noi dobbiamo arrivare a capire non solamente quelle che sono le sue esigenze visive, ma anche e soprattutto a volte quelle che sono quello che è il suo quotidiano. Certo, non è che ci devono raccontare cosa fanno dalla mattina quando si alzano fino a quando non vanno a coricarsi, però sicuramente sapere le attività professionali, sapere gli hobby, sapere quella che è la nemmeno tanto scioccamente, guardare anche come il soggetto cammina. Per noi è estremamente importante, perché la postura di un soggetto ci dice come, per esempio, centrare la lente piuttosto che consigliare un altro tipo di prodotto. Poi naturalmente c'è tutta la parte tecnica che in questo momento riguarda sia me che Andrea, che è quella dell'analisi visiva che bisogna fare. Quindi in primis è l'occhio, che ha delle necessità ben precise. Poi una volta corrette ed appianate queste necessità, si arriva a capire quelle che possono essere le necessità del cliente, che torna ad essere il Mario qualsiasi o il professionista qualsiasi, che magari ha un'attività o più statica o più dinamica. Naturalmente la lente multifocale è un concetto generico, è come un altro tipo di prodotto. Noi facciamo sempre l'esempio con l'auto. L'auto è un concetto, ma bisogna vedere quale auto è più giusta per le nostre esigenze, se dobbiamo fare pochi chilometri o se dobbiamo vivere molte ore sull'auto per fare un mestiere che comporta grandi spostamenti. Quindi naturalmente noi dobbiamo consigliare un prodotto, quindi una lente multifocale piuttosto che un'altra, ma quello è un nostro problema. Non deve scegliere più di tanto il cliente quanto il suo occhio e le sue necessità. Ecco, quindi un adattamento a doppio filo. Allora, certo. Andrea, l'hai detto prima, nel 2015 abbiamo raggiunto un livello tecnico molto alto. Sì. Allora, insomma, quali sono le... Allora, le due grosse macro famiglie, diciamo, sono delle lenti progressive, cambiano a livello geometrico le costruzioni delle lenti progressive. Le due grandi macro famiglie sono le lenti di geometria standardizzata e le lenti di geometria personalizzata, cioè le lenti freeform, ok? E naturalmente le lenti di geometria standardizzata hanno come metodi di costruzione la stessa livello di geometria per tutti gli occhi, ok? Quindi cambia solamente la gradazione tra un paziente e l'altro, ok? E le centrature, ovviamente. Certo. Sì. Mentre le lenti di geometria personalizzata all'interno contengono un mondo. Ecco. Un mondo. Possiamo prendere ogni tipo di centratura tramite uno strumento che noi abbiamo poi all'interno del nostro negozio, che si chiama Vision Office. La lente viene costruita come un abito sartoriale sull'occhio del paziente. Ci tengo molto a farlo capire, perché naturalmente per chi ha quelle esigenze un pochettino più particolari a livello di gradazioni, a livello di miopia, ipermetropia, astigmatismi molto alti, ok? È naturale che le lenti personalizzate, oltre ad avere
dei campi visivi, un pochettino più ampi naturalmente, perché non possiamo dire che, come diceva poco fa mio padre, le macchine sono tutte uguali, l'appunto è l'appunto, il Mercedes è il Mercedes, certo, okay? Sì. Quindi cambiano un pochettino. Conoscere le esigenze del cliente è importantissimo, vi anche aiuta per molto costruirsi le lenti in maniera unica per quel cliente. Ecco, immagino che quest'ultima tipologia di lente rappresenti il top dell'evoluzione tecnica e quindi anche l'adattabilità del cliente alla lente, al cambio insomma di lente, sia sicuramente più soft, più dolce, meno d'impatto. Però insomma, questo grazie a degli esami strumentali che tu, Giorgio, esegui poi insomma a posteriori dal primo contatto del cliente. Sì, questo certo. È ambito tuo, vi aiuta molto? Beh, naturalmente tutte le informazioni che Andrea riceve in una prima fase, quindi le informazioni legate alle abitudini del portatore, vengono comunque da me prese e valutate in base poi insieme a quella che è la necessità rifrattiva, cioè la parte ottica vera e propria del paziente. Quindi viene fatta un'analisi visiva, viene valutata la situazione correttiva della persona, quindi la gradazione per lontano, la gradazione per vicino, le necessità operative, magari andando a scovare e modificare a volte le gradazioni in base all'attività professionale che per esempio il soggetto, per cercare appunto di arrivare alla soluzione tecnicamente più efficace. Adesso, riprendendo quello che Andrea diceva poc'anzi, la personalizzazione di una lente oggi avviene in maniera così eccezionale che noi possiamo inserire dei coefficienti addirittura di staticità o dinamismo, che dir si voglia, del soggetto. Cioè noi per esempio siamo in grado, naturalmente con della strumentazione che bisogna avere all'interno del negozio, perché è vero che investire in strumentazione significa anche permettere poi al cliente finale di avere un prodotto che senza quella strumentazione non si potrebbe proporre. La strumentazione ci permette oggi di sapere addirittura con quale coefficiente di dinamismo o di staticità il portatore si muove nello spazio. Quindi ci sono delle persone che sono più statiche da un punto di vista posturale e anche del movimento del capo e degli occhi, e ci sono delle persone che sono più dinamiche. Le lenti possono essere e devono essere costruite, secondo il nostro avviso, conseguentemente rispetto a questo tipo di impostazione che è propria di ogni soggetto. Quindi quando parliamo di lenti standardizzate, che oggi comunque hanno raggiunto un buon livello, noi parliamo di lenti che non possono tenere conto di tutta una serie di aspetti, quali sono per esempio i dati tecnici della montatura. Allora, questo occhiale che mi vedete sul viso ha una sua caratteristica che è completamente diversa dall'occhiale che sta portando in questo momento mio figlio. Per esempio la curvatura del frontale, l'inclinazione del frontale, la distanza che la montatura ha dall'occhio. In più c'è un altro dato: noi riusciamo a rilevare con la nostra strumentazione il centro di rotazione oculare, cioè non tanto la distanza o solamente la distanza che c'è tra la lente e l'occhio, ma addirittura far costruire la lente basando i calcoli della lente sul centro di rotazione dell'occhio. Questo intuibilmente fa sì che quella lente diventi così personalizzata che non può far altro che chiamarsi con il nome di quel portatore. Provata magari da un'altra persona che ha una gradazione simile, ovviamente non dà gli stessi risultati, perché è veramente un prodotto totalmente su misura. Questo obbliga me come tecnico a fare un esame della vista estremamente preciso, perché poi si possa avere un altro prodotto estremamente, estremamente performante, efficace e assolutamente preciso. Questo naturalmente, diciamo la verità, ha anche un costo, perché le lenti multifocali
hanno o possono avere un costo importante, ma anche un costo naturalmente basso, perché mica è detto che tutti debbano comprare il Mercedes. Se una persona deve utilizzare un'auto per fare pochi chilometri, ci sono dei multifocali molto più semplici che hanno dei costi molto più accessibili, ovviamente. Bene, prima sono stato sgamato subito da loro, perché essendo dei tecnici, cioè, mi hanno beccato subito, dovevo leggere una cosa sul foglio, ho fatto così e quindi hanno già azzeccato quanto ho di miopia, cosa mi serve e perché, insomma non si può barare con voi. Cioè, siete, mi dispiace, così. Sgamato così. Beh, quello è il gesto tipico del miope. Il miope che ha superato, mi dispiace Lino, ma dobbiamo dichiarare che ha superato i 40 anni, è il gesto tipico, quello di togliere l'occhiale e avvicinare il testo. Bene, l'occhiale multifocale permette al miope innanzitutto di non fare più questo gesto o di non rovinare l'occhiale magari mettendoselo sul capo o sulla fronte. Il multifocale permette di vedere bene lontano e vicino e soprattutto di vedere bene anche a distanze intermedie. Può essere il computer, può essere una scrivania, può essere la gestione di qualsiasi tipo di spazio. L'iPad adesso. Certo. Noi... Perché molti stanno anche davanti a queste strumentazioni, ok, che poi portatili, iPad, si gestiscono naturalmente come vogliono, però le distanze sono diverse. Queste tre tipologie di gradazione sono tutte all'interno di un'unica lente, quindi direi, dai. Siamo andati molto avanti. Cioè, poi quando finisce il braccio, Andrea, dopo bisogna, devo venire da voi per forza. Ti aspettiamo. Ho le braccia lunghe, ma non vorremmo, ci dispiace per i nostri amici artigiani, ma non vorremmo dare lavoro al falegname che deve fare un supporto per spostare il giornale. Ci sei dentro ormai. Ci sono dentro, non ne vengo fuori, mi dispiace. Vabbè. Allora, quando qualcuno che mi vede, insomma, normalmente non mi vede più far così, saprà che ho una multifocale. Non ho detto bifocale. Bifocale, ho detto multifocale. Vedi, sto imparando anch'io la tecnologia. Sì, ma infatti anche a volte per cambiare una semplice lente di una persona che porta i bifocali, per noi non è facile la reperibilità, perché sono sempre meno le aziende che producono la lente bifocale. E giustamente ogni azienda investe su tecnologie che permettono la produzione del multifocale, perché è una lente molto più comoda anche per l'occhio. Dobbiamo dire che il multifocale permette un passaggio estremamente soft, estremamente graduale, dalla gradazione per lontano fino alla gradazione per vicino, che posta più o meno in basso nella montatura dove va a cadere l'occhio quando si legge. Bene, questo passaggio è così graduale e così delicato che il nostro sistema visivo, che è composto da occhio e cervello, io non smetterò mai di dire che noi quello che vediamo è solo la produzione di una elaborazione cerebrale. Quindi l'occhio è una telecamera come quella che sto guardando in questo momento, che invia delle immagini alla regia che è dietro ad un muro che voi non vedete. Questo è un esempio che io faccio sempre molto frequentemente, siamo proprio in uno studio televisivo per parlare di questo. L'occhio è una telecamera che invia delle immagini, delle informazioni anzi, al cervello. Il cervello le elabora e ci permette di produrre una immagine che è ciò che noi vediamo. Naturalmente ciò che noi vediamo è diverso da soggetto a soggetto, perché è diversa l'elaborazione della informazione che arriva dall'occhio. Bene, se noi abbiamo una lente facile, come oggi è facile il multifocale, anche se tecnicamente per noi tecnici è una lente naturalmente da approcciare con una certa attenzione, ma per il portatore è una lente molto facile. Se noi abbiamo un prodotto di questo tipo, il nostro sistema visivo, il nostro cervello, riesce ad avere un passaggio molto graduale, un'elaborazione molto facile, un utilizzo immediato, perché quello che ha detto Andrea è verissimo. Da anni noi ci stiamo rendendo conto che la maggior parte delle persone che viene a ritirare l'occhiale, anche con un minimo di paura preconcetta in qualche modo, esce poi dal negozio con l'occhiale sul naso e non lo fa per far piacere a noi, proprio perché si rende conto che il multifocale non era questo bau bau, questo elemento di timore di cui gli avevano parlato fino magari 3 giorni prima, quando era venuto a scegliere la montatura.
Ecco, allora Andrea, sfatiamo questo mito. Il multifocale non è una lente difficile, anzi è una lente facile, si può approcciare con tranquillità, con sicurezza e c'è anche un periodo di latenza. Voi, cioè, non è che fate pronti via, insomma, c'è anche un'adattabilità che voi garantite al, è ovvio, al è cliente. Ovvio, ogni azienda seria dà una naturale garanzia del multifocale. Naturalmente la nostra speranza è sempre quella che, certo, il cliente esca con l'occhiale buona la prima, dalla nostra ottica, però se ci dovessero essere delle difficoltà, delle problematiche, l'azienda dà un periodo di adattabilità che è di un mese, okay? Ecco. Quindi direi i classici soddisfatti o rimborsati. Ecco, okay? Vabbè, che questo... Quindi è una cosa molto importante. Noi naturalmente speriamo sempre che sia buona la prima, è naturale, però c'è anche questo sì, esatto, questo tranquillizzare il cliente. Le aziende cercano di tranquillizzare anche dando questo mese di adattamento, poi, certo, dove bene, noi possiamo fare e modificare eventualmente delle cose, dei parametri o delle, dipende. Okay. Bene, insomma, Giorgio, allora questo, siamo, il tempo è tiranno, vola, insomma, e comunque sia, non volevamo chiudere l'argomento nella sua totalità, anzi volevamo darvi degli spunti e soprattutto presentarvi un'evoluzione di famiglia che, se tanto mi dà tanto, insomma, mi sembra che la strada intrapresa da Andrea, dal tuo ragazzo, è sicuramente delle migliori. Fra un po', insomma... La cosa che dici non mi disturba assolutamente. Qui entriamo in un ambito che è chiaramente da dopocena e da chiacchiera, e mi fa molto piacere. Però penso che qualsiasi professionista abbia il piacere di vedere continuata la propria attività professionale, tecnica o commerciale, che dir si voglia, nella maniera migliore. Io in questo momento sono estremamente soddisfatto di come Andrea e anche Carolina, che penso e spero vedrete in seguito, stanno conducendo la mia attività. E poi, ripeto, io lo faccio perché, cominciando ad essere un pochettino grande, magari dal video si vede che c'è qualche capello bianco, o anche qualche pelo dei baffi mi condannano, no, ad una età che è abbondantemente, dai, decisamente adulta. Grazie, Andrea. Sì, vedo che ti conforta. Però, su questo, sì, stai tranquillo. No, ma lo vorrei confortare anch'io, vorrei cercare di lavorare qualche mezza giornata di meno, se fosse possibile. Già ci sto riuscendo, perché ho comunque tanti altri hobby oltre, quindi, alla mia attività professionale. Per cui no, il fatto che ci siano i miei figli mi permetterà sicuramente di lavorare non solo meglio, dedicandomi più ai casi da seguire, certo, ma anche, se possibile, magari risparmiando un'ora e cercando di dedicarmi ad altri miei hobby. Sì, bene, sì. Allora, ne ho tanti vizi. Bene, allora speriamo che questo vada a tutto vantaggio della tua qualità di vita. E allora, grazie per aver seguito questa puntata di Dopo Cena, che potrete rivedere se vi è sfuggito qualcosa sul nostro portale fanotv.it, oppure, visto che saranno ancora con noi sui nostri divani Giorgio e figli, se volete usufruire della nostra mail dopocena@fanotv.it per rivolgergli qualche quesito, lo potete fare tranquillamente e poi dopo loro risponderanno nel seguito delle puntate. Salutiamo anche Carolina, che ci sta guardando dalla televisione, che sarà presto anche lei sui nostri divani. Per intanto, grazie a te, Giorgio. Grazie a te, Andrea. E per questa puntata Dopo Cena è tutto. Abbiamo parlato di multifocali e di problemi dedicati alla nostra vista. Grazie e arrivederci alle prossime.